Salve a tutti, visto che siamo già a metà ottobre, tra un po' sarà Halloween. Quindi perché non fare un tutorial con un make-up per Halloween? I colori di Halloween sono l'arancione e il nero. Quindi ho deciso di fare un trucco. Indovinate? Arancione e nero. Allora, è leggermente più difficile rispetto agli altri trucchi che ho fatto, ma soltanto perché c'è da sfumare un po'. Ho avvicinato molto la telecamera in modo che così potete vedere bene quello che faccio. Allora, si usano un sacco di ombretti arancioni, o perlomeno io ne ho usati un sacco, ma perché volevo raggiungere un colore ben definito. Voi, se trovate un ombretto che vi piace, ne potete usare anche uno solo. Allora, ho usato questo arancione qua all'inizio, quindi vado e applico l'ombretto arancione qua sulla palpebra mobile. Successivamente lo vado a rinforzare con un ombretto di tonalità più scuro, questo qua, appunto. E ce lo ripasso sopra. Ok, a questo punto prendo un ombretto tra le tonalità del rosso, questo qua, guardate, variegato parte, questo qua, cioè che non si vede assolutamente, però fidatevi che è rosso rosso, cioè un arancione rossato. Lo metto dalla metà in giù in poi dell'occhio, cioè della palpebra mobile. Tanto per ravvivare ancora di più il colore. Poi prendo direttamente un rosso, questo qua che è bello acceso. E lo metto proprio alla fine. Tutti questi ombretti qua vanno applicati, non so se l'ho detto, con un pennello a lingua di gatto, il mio solito della Elite, tanto la marca non si legge da lì. Poi con il pennello d'eyeliner, quindi quelli a punta super fina, prendo un ombretto nero sempre dalla palette, questo qua giù in fondo. Allora, ora qui devo fare una cosa, penso forse la più complicata. Una linea curva che vada quasi a toccare le sopracciglia, in questa maniera qua. Poi, con un altro ombretto, sempre con, cioè riprendo altro ombretto, e tiro una linea dritta che però tende un po' verso il basso. Però questa linea deve essere dritta, fino all'inizio qua della palpebra, e coloro dentro. Allora, a questo punto riprendo il pennello a lingua di gatto e porto verso un terzo dell'occhio il nero, lo porto fino all'altezza di un terzo, in questo modo.
Visto che mi sei schiarito tantissimo il nero, devi essere abbastanza deciso lassù, riprendo un po' di nero e ce lo rimetto sopra. E lo sfumo. Pulisco un po' il pennello su un panno e visto che secondo me questo occhio è leggermente più chiaro di questo, visto che è quasi impossibile riuscire a schiarire un occhio, che faccio? Vado a scurire leggermente quest'altro. Quindi prendo l'arancione, quello lì leggermente rossato. Non so se si dica rossato, però sta a intendersi. E scurisco appena appena qua. Allora, una volta fatto questo è arrivato il momento di fare una ragnatela. Allora, la ragnatela è semplicissima. È a quattro fili. Si fa con l'eyeliner però questa, perché viene più precisa. Io quindi prendo il mio fedele eyeliner in gel, con il pennellino che tanto era già sporco di ombretto nero, vado a prendere l'eyeliner. E traccio quattro linee. Una così dritta al centro, una più verso l'altra che va a confondersi con l'ombretto nero. Una, ci sto entrando, sì. Una giù e una ancora più giù. Quest'ultima è troppo chiara. Allora, perché 4 e non 5? Perché semplicemente qua si va a confondere con l'ombretto nero. E già il fatto di aver fatto una riga qua è una finezza, che potete anche evitare se volete. Poi, prendendo altro eyeliner nero, si vanno a collegare i vari fili tra di loro facendo un movimento a U molto larga. Ecco, vedete? Semplicissima venuta. Poi con un altro, visto che tanto ora finiamo le parti con l'eyeliner, mettiamo l'eyeliner dentro l'occhio. E poi un po' anche all'inizio, ma questa volta non facciamo tutto il rigo. Ora, visto che io odio la simmetria palesemente, vado a fare una decorazione sulla parte di qua del viso. Perché la faccio sempre di qua, non lo so, però mi ritorna sempre fatta di qua, di decorazione. Faccio una specie di serpentello. Scusate, se no non entro sullo specchio sotto e non vedo cosa faccio. Faccio una specie di serpentello così. Poi alla fine ci disegno una pallina. Poi a questa pallina ci faccio sei gambe. Ed ecco a voi un gatto! No, spero che non sembri un gatto, anche se sembrano baffi questi. È un ragno. A me sembra carino. Sì, un po' difficile magari per sfumare gli ombretti, ma cioè, è fattibilissimo. Poi è carino, è semplice. Sì, magari non può sostituire un costume, però se dovete andare in giro magari a una festa non ufficiale, comunque secondo voi Samhain non è, Halloween non è una festa diciamo degna di celebrazioni, ma comunque volete portare un po' di questo spirito con voi, questo trucco è abbastanza semplice e portabile. Poi naturalmente il rossetto decidete voi, nero, luci da labbra, rosso fuoco, per Halloween si può tutto come per carnevale. Spero che vi sia piaciuto.
E un saluto. Buon Halloween a tutti, ciao!